si è giunti alla fine della discussione del documento di economia e finanza regionale. Le criticità che sollevo sono evidentemente di prospettiva e di strategia prospettica della nostra regione. Una riguarda la sanità, l'altra riguarda lo sviluppo della nostra regione e il giusto contemperamento fra le esigenze della costa e quella delle aree interne. Sulla sanità non c'è un'idea di reinvestimento sui singoli territori. Noi abbiamo l'esigenza di valorizzare le disponibilità finanziarie che ad oggi non ci sono, se non per il tramite del canale di finanziamento del MES, e su quel canale di finanziamento c'è l'esigenza di lavorare attraverso il giusto investimento, soprattutto nella provincia dell'Aquila e nelle realtà di Avezzano e Sulmona, sia sui presidi ospedalieri, sia sulla medicina di territorio, sia sulla giusta azione di investimento per quanto riguarda non più la mitigazione del rischio da coronavirus, ma diciamo così la gestione e il tracciamento, che sono ormai dati indispensabili per poter stemperare l'aggressività dello stesso. Quindi c'è l'esigenza di una grande azione di contenimento. Se non si gettano le basi in un documento strategico come quello del DERF, non so in quale altra occasione verrà fatta. Nel documento strategico andavano già ben evidenziate le esigenze su base regionale da parte di questo governo sulla prospettiva di sviluppo delle nostre realtà da un punto di vista sanitario, valorizzando, torno a dire, anche la struttura della medicina del territorio, i medici di base, i pediatri di libera scelta. Sull'aspetto invece strategico di crescita, di sviluppo, di giusto contemperamento fra le attività da fare sull'area costiera rispetto a quello delle aree interne, io credo che sia ormai stata tracciata una linea. Siccome nella struttura pubblica le risorse ancora di più che nelle altre realtà sono limitate, non si può ragionare su una serie di documenti che tra l'altro non sono assolutamente poi compatibili con il documento di economia e finanza regionale, che scrivono un po' un libro dei sogni ma non tracciano un'idea di prospettiva della nostra regione. Parlo della delibera di giunta che guarda le infrastrutture strategiche, dove ci sono anche livelli differenti di interessi, ma dentro quei livelli di interesse ci sono oltre 5 miliardi di euro. Guardo anche al piano di resilienza da calare nel piano nazionale dell'utilizzo dei fondi sul recovery plan e vedo che lì ci sono 73 progetti di circa 10 miliardi di euro. In realtà la nostra regione dovrebbe concentrarsi su uno sviluppo che riguarda il collegamento fra il porto Tortona e quello di Civitavecchia, anche sì, in questo caso ribadire l'esigenza di un collegamento per trasporto merci fra Pescara e Roma, ma dovrebbe guardare con grande attenzione, attingendo ai fondi che l'Europa metterà a nostra disposizione, su un grande progetto di sviluppo delle aree interne che possa agganciarsi al piano pubblico-privato del rilancio di Roma Capitale, che sta guardando con interesse alle realtà satellite e le aree interne, prima fra tutti l'Aquila, non è che una realtà satellite di Roma Capitale, dove cercare di contemperare le esigenze di una metropoli così ampia rispetto a quello che la nostra realtà può offrire. Noi dobbiamo puntare al trasporto pubblico locale, al complemento rispetto a uno sviluppo di una metropolitana di superficie su Roma, collegare queste due realtà, far sì che si possa crescere economicamente e si possa valorizzare l'aspetto turistico. E badate bene, questo sì, questi due progetti potrebbero essere perseguiti di pari passo e collegare la parte del teramano dell'Aquilano su Roma attraverso un sistema di intermodale fra il trasporto pubblico locale su gomma e la metropolitana di superficie, e lavorare sull'aspetto interportuale, tra l'altro voluto anche dal TNT di profilo europeista, affinché si possano raggiungere per l'appunto degli obiettivi complementari ed avere finalmente una crescita comune di tutto il nostro Abruzzo.